Buongiorno signori, sono ancora qui in via Vaiano Valle e sono 30 metri più avanti da prima e logicamente lo schifo continua, che mi hanno detto che l'area è sotto sequestro. Vabbè, vediamo quanti anni rimarrà sotto sequestro e sicuramente questa roba qui, secondo me, si accumulerà perché ora che si svegliano a toglierla, la gente ne butterà ancora, tanto c'è già sporco, quindi ne buttiamo altra, tanto. Quindi macerie, di tutto e di più. Sono a 30 metri, 30 metri. Dal punto di prima, continua, qui sono sul lato sinistro. Continua questo schifo, continua. Tanto che vengono di notte sicuramente buttarla. Quindi la roba aumenterà, aumenterà e non so quando la toglieranno. Tanto ci passerò ancora i prossimi mesi e sono quasi sicuro, quasi, che questa roba qui sarà ancora qua. Sarà ancora qua. Adesso mi sposto a Castellavia, che fra un po' entra in un quartiere di Milano, non mi ricordo come si chiama. Passiamo dal lato sinistro e guardiamo la meraviglia del lato sinistro. Fantastico. I colori ci sono, perché il verde stanca, quindi diamo un po' di colore all'ambiente, che certo non sono fiori, se ci manca, è logico. Poi questo verde, quest'inverno andrà via, quindi si vedrà molto meglio tutto. Ci sono sul lato sinistro. Come vedete, lo schifo continua, una cosa mai vista in vita mia, mai vista. Siamo a 1 chilometro da un quartiere di Milano Sud, dove abitano molte persone. Guardate, adesso qui c'è una riga, c'è una riga, come si dice, un nastro, diciamo, che non oltrepassare polizia di Stato perché mi hanno detto che era sotto sequestro. Va bene, è sotto sequestro, però questa roba qui va tolta, perché all'interno c'è di tutto e di più, c'è una cosa, una discarica abusiva praticamente, visto da Google Map. E però va bene, è sotto sequestro, però toglietela, se no questa roba qui si accumula, cioè non si può avere, no, vedere, si accumula e con la pioggia questa roba qui, qui nella falda qui, la volete capirla? Che questa roba qui più rimane qui con la pioggia, si inquina la falda acquifera, che è l'acqua che noi attingiamo per bere. Cioè, ci rendiamo conto che questa roba qui si sbriciola, la plastica col tempo, il caldo, il freddo, l'umidità, gli sbalzi di temperatura, la pioggia, si sbriciola e andrà a finire tutto nella falda, che è l'acqua che noi attingiamo per bere. Quindi questa roba qui va tolta immediatamente, perché questo qui è veramente un attentato, si chiama, ambientale e alla salute pubblica. Veramente. Cioè, continua, continua. Questo si chiama attentato ambientale della salute pubblica e ci sono persone pagate dai contribuenti che devono pulire, ripeto, sono pagati per far quello, per fare questo lavoro. E vediamo quando lo faranno, vediamo. Io sono sicuro che
passeranno ancora mesi, 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 e questa roba qui si accumulerà ancora di più, perché sicuramente verranno di notte a buttarla, perché tanto dicono bottiglia in più, bottiglia meno, tanto c'è già sporco, ma sì, non è che cambia un granché, c'è già, quindi, cioè non ho ancora capito che la roba va tolta, ripeto, tolta subito, perché se no, ripeto, ne incentivo altri a buttarne. Una cosa allucinante, no? Mai vista in vita mia. Ma sì, lasciamolo qui, lasciamolo qui. La gente logicamente gli dà fuoco e logicamente, oltre inquinare il terreno, inquina anche l'aria, l'atmosfera, col fumo, si sa. È logico, se non la tolgono, dopo a quelle persone gli danno fuoco. Inquinando quindi oltre il terreno, con questa specie di cenere qui scura, che non so neanche di tutto il materiale tossico, logicamente, che finirà tutto nella falda acquifera, inquinandola, ripeto, inquinerà anche l'aria. Vabbè, dai, finisco qui, perché veramente è una cosa mai vista, scandalosa, scandalosa. Scandalosa il fatto che continua, che rimane, adesso sono passato qui per caso, che sto andando a trovare un amico. Io voglio vedere questa roba qui quando spare. Sono curioso proprio di sapere quando questa roba qui sparirà completamente. Ecco. Sono proprio sicuro. Secondo me aspettano che aumenti ancora, perché tanto questa roba qui aumenterà, sono sicuro. Se non la tolgono, ripeto, è l'incentivo alti a buttarne. Una cosa vergognosa, come trattiamo l'ambiente, veramente. C'è gente pagata dai contribuenti che non fa quello per cui è pagata. O non lo fa, o non riesce, non lo so i motivi, quali sono, perché non tolgono sta roba. Non lo so. Io ripeto sempre che questa quello che dico è la mia opinione personale, eh? Poi uno può condividerla, posso anche sbagliare, è normale che posso dire cose anche sbagliate. Io adesso mi affido solo a quello che vedo in questo momento e ci passerò ancora, eh? E vediamo in quanti mesi o anni riusciranno a portare via questo schifo. Intanto è sotto sequestro, mi hanno detto. Cioè, poi c'è anche scritto sul nastro. Vediamo. Aspetto e poi vedo in quanto tempo puleranno, ma non alla carlona, ma di fino. Qui c'è da essere solo erba e basta. Erba e basta. Vabbè, basta. Ho già visto abbastanza, è una cosa veramente immonda. Non so se nei paesi del sesto mondo esiste una cosa del genere. E qui siamo a 1 chilometro dalla grande Milano, eh? Ripeto, eh. Salve a tutti.